Iniziamo questa lezione vedendo i comandi MD e MKDIR. Entrambi i comandi, che stanno per Make Directory, servono per creare cartelle, essi accettano come unico parametro il percorso della directory seguita dal nome della nuova directory o semplicemente il nome della nuova directory e directory intermedie, creandole se non esistono. Vedremo anche i caratteri slash e backslash, utilizzati in un percorso per riferirsi alla directory radice, ad esempio se ci troviamo nell'unità C la radice è C. Tuttavia, i comandi MD e MKDIR accettano nel percorso solo il carattere backslash e non lo slash. Vediamo ora qualche esempio. Prima, spostiamoci sul desktop per comodità. Creiamo ora, tramite il comando MD, la directory test. Creiamo ora la directory test dentro la directory T. Da notare che, se le directory intermedie non esistono vengono automaticamente create, in questo caso la directory T che non esiste viene automaticamente creata dallo script. Naturalmente è possibile fare lo stesso tramite il comando mkdir.